esprimiamo i familiari delle 32 vittime, all'intera città di Viareggio e ai lavoratori delle ferrovie che da sempre si battono per la sicurezza, il massimo della solidarietà. È inammissibile questo colpo di spugna sulle precise responsabilità di Mauro Moretti e di tutti i vertici delle ferrovie. In particolar modo troviamo vergognoso l'annullamento dell'aggravante della violazione sulle norme per la sicurezza sul lavoro associata al reato di omicidio colposo plurimo. È sempre più palese, come mostra anche la recente pandemia, che viviamo in un paese dove i lavoratori non sono tutelati. L'ultima vittima sul lavoro in ferrovia risale solo pochi giorni prima della scandalosa sentenza di Viareggio ed è un operaio di 55 anni, morto a Iesi sui binari. Le politiche neoliberiste fatte di tagli, privatizzazioni, ristrutturazioni e smantellamenti sono la causa di questi omicidi sul lavoro. È sempre più palese, inoltre, di come la giustizia di questo paese usi due pesi e due misure. Da una parte facendo fare mesi di carcere, alle volte anche preventivo, a chi lotta contro opere dannose per la salute e l'ambiente, come mostra l'accanimento giudiziario verso il notav. Dall'altra lascia impuniti e condanni a pene irrisorie i responsabili di stragi come quella di Viareggio, che è solo l'ultima di una lunga serie. Le 32 vittime della strage di Viareggio vanno ad aggiungersi alle tante vittime di strage di Stato o padronali che non hanno avuto giustizia, dal Vajont alla bomba alla stazione di Bologna, da Piazza Fontana alla Moby Prince, per arrivare ai tantissimi morti sui luoghi di lavoro, in ferrovia, nell'edilizia, nella sanità o in moltissimi altri settori. Con questa nostra azione, ripetuta in varie stazioni ferroviarie, vogliamo ribadire il nostro impegno per rilanciare la lotta per l'introduzione nel codice penale del reato di omicidio nel lavoro. Continueremo inoltre a denunciare e a contrastare le commistioni tra politica, magistratura e grande padronato. A tal proposito, ricordiamo anche che a Viareggio le ferrovie, grazie a una sentenza della magistratura, manderanno a breve numerose famiglie in mezzo ad una strada per sgomberare uno stabile che loro avevano lasciato in stato di abbandono e degrado e che è stato recuperato e reso abitabile da chi si è auto-organizzato. Asia USB. Giustizia! 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 Giustizia!